Veniamo aggrediti e siamo stati anche minacciati con delle pistole su al Cardarelli. Salvati utilizza dei metodi che sono di tipica intimidazione camorristica. Ma è andato i ragazzi chiusi all'ospedale, poi ne parli a me e te. Sono stato, penso, molto esaustivo, no? Lui faceva finta, con connivenze interne all'ospedale, che determinati soggetti non risultassero morti. Ecco la vergogna di Napoli. Io sto sempre qua, okay. Io sono tutti i giorni qua. Si faceva dare dai 700 ai 1500 euro, approfittando del dolore della gente. Diciamo che questo è un mercato particolare e anche un po' oscuro. In questa città da anni esiste un monopolio gestito da un'associazione, si chiama Croce San Pio, di Marco Salvati e figli. Questi qua comandano su tutti gli ospedali. Ecco la vergogna di Napoli. Vedete? 500 euro, un'autoambulanza per venire dal Cardarelli ai quartieri spagnoli. 500 euro, già mi ha avuto a fare uno schifo qua, guardate. Guardate qua, niente in sta famiglia i soldi, sta da fare una culletta per separare. Novembre 2020. Ai quartieri spagnoli a Napoli, un'ambulanza privata chiede 500 euro per il trasporto di un disabile dall'ospedale a casa. L'ambulanza è della Croce San Pio. L'ambulanza è un bambino disabile, si è preso i 500 euro. Ma loro li volevano subito, sti soldi? Subito, se li ha ricevuto, li hanno trasportati qua, a casa. Dall'ospedale? Sì. Da quale ospedale? Cardarelli. Le autoambulanze del 118 sono quelle convenzionate che portano i malati negli ospedali e nel pronto soccorso dove c'è posto. Quelle invece private sono una specie di taxi, non hanno nessun tipo di rapporto col sistema ospedaliero napoletano e campano. Io lavoro nell'ambito delle ambulanze. In questa città da anni esiste un monopolio gestito da un'associazione, si chiama Croce San Pio, di Marco Salvati e figli. Questi qua comandano su tutti gli ospedali con metodi malavitosi, camorristici. Salvati è un personaggio inquietante che io ho denunciato più volte. Lui utilizza con Croce San Pio dei metodi che sono di tipica intimidazione camorristica, minacce nei confronti degli altri operatori e delle altre associazioni, pestaggi. Veniamo aggrediti e siamo stati anche minacciati con delle pistole su al Cardarelli, perché dovevamo andare via dalla zona ospedaliera, perché la zona ospedaliera deve lavorare solo Marco Salvati. Se si avvicina qualcuno, dopo 3-4 minuti vengono delle motociclette vicine che ci danno l'ultimatum e poi dopo scatta la punizione. Sembra che parliamo un attimo e sì, ma è andato i ragazzi due dall'ospedale, poi ne parliamo e sì, poi dopo il restante si pesa, però per il momento fanno andare i due da due all'ospedale. Sono stato, penso, molto esaustivo, no? Ma chi è Marco Salvati? Marco Salvati è stato condannato a 6 anni di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici per l'inchiesta del racket delle ambulanze. Tra le accuse, lesioni e minacce con aggravante del metodo mafioso. All'interno delle strutture ospedaliere, gli infermieri, operatori sociosanitari, ditte di pulizia, guardie giurate, chiamano Marco Salvati al momento in cui c'è bisogno di un'ambulanza, perché il Marco Salvati gli dà un contributo dai 50 ai 100 euro. Di fatto Salvati è assoluto monopolista oramai. Il meccanismo è semplicissimo. Tutte le persone che devono uscire dall'ospedale vengono bloccate all'interno dell'ufficio dove ci sta l'infermiere che si interessa di chiamare la Croce San Pio. Tutti chiamano Marco Salvati perché Marco Salvati è un buon partito, colui che porta 50 e 100 euro alla volta a chi lo chiama. Volevo capire, ma per portare un traumatizzato a casa con un'ambulanza privata? Vai alle spalle, ci sta sempre qualcuno nell'ambulanza privata, o tu, va facile. No, ok, ma come si chiama? Non lo so. La Croce San Pio.
quanto gli ora di trasporto di una patente? Qua è Nicola, il trasporto. Che reparto sta? Ma noi dovremmo stare al comando. Quando sarà in divisione, se avete bisogno? Ma voi sapete qua? Sì, io sto sempre qua. Io sono tutti i giorni qua. Sì, grazie. Questo è un mercato particolare e anche un po' oscuro. Nessuno può stare sotto un pronto soccorso che non ne abbia poi l'appartenenza a quel pronto soccorso o un'appartenenza pubblica. Questo filmato è del 13 luglio 2019. Nel video si vede Marco Salvati all'ospedale di Torre del Greco mentre carica in un'ambulanza della Croce San Pio una donna deceduta. Salvati è specializzato in una cosa inquietante, cioè nel trasporto a casa delle persone decedute. Lui faceva finta, con connivenze interne all'ospedale, che determinati soggetti non risultassero morti e che loro facevano l'ultimo trasporto in emergenza a casa. Per fare questo si faceva dare dai 700 ai 1500 euro, approfittando del dolore della gente, ovviamente tutti quanti al nero. I defunti non possono essere trasportati a casa, devono essere trasportati dall'ospedale ad un cimitero. Nessun altro tipo di trasporto può essere fatto. Ma come si ottengono le autorizzazioni per un'ambulanza privata e chi le rilascia? Noi facciamo l'istruttoria come ASL, ma l'autorizzazione sanitaria la dà il comune e devono quindi rispettare tutte le regole che impone questa autorizzazione, perché devono avere un'autorizzazione sanitaria che è data dal comune. Una volta che il Dipartimento di Prevenzione, sempre dell'ASL, vede che l'istruttoria è a posto come documentazione, invia al Comune di Napoli. Il Comune di Napoli quindi fa in realtà una ratifica di questa istruttoria. Sono arrivate tutte le documentazioni. Quella che riguarda la San Pio è la numero 7 nel 2018. L'autorizzazione per un'ambulanza privata dura 4 anni, durante i quali è necessario rispettare tutte le regole. Il 25 novembre 2020, 2 anni dopo il rilascio dell'autorizzazione, la polizia fa un blitz nella rimessa di Croce San Pio, riscontrando l'assenza di assicurazione su alcuni mezzi e la presenza di manufatti abusivi. Io non ero a conoscenza di quello che è accaduto il 25 novembre, ma nel momento in cui dovesse arrivare una documentazione ufficiale, è ovvio, con delle problematiche, cioè la sospensione viene revocata o non viene data l'autorizzazione. Io feci aprire un'inchiesta all'interno del Cardarelli quando era direttore generale Verdoliva. Questa inchiesta non riesco a sapere che cosa ha prodotto. Invito per l'ennesima volta la magistratura ad aprire un faro così su questa gestione. So che la magistratura è lenta, so pure che arriverà sicuramente giustizia, ma nel frattempo questo qui si sta arricchendo e più si arricchisce più mette autoambulanze.